Ciao Gemelli, benvenuto sul mio YouTube canale dei Talent Star Tarot, benvenuto su questa lettura per la metà di luglio 2024. Ti chiedo Gemelli, un fa forzare questa lettura, se non ti corrisponde, questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box. Vediamo che succede per te Gemelli, se hai un sole, un ascendente, una luna, un venere, qualunque pianeta su questo segno, può essere questa lettura può far per te. Vediamo e iniziamo. My love team, datemi per i miei gemelli, cosa gemelli si può aspettare per questa lettura di luglio, metà luglio? La morte, 3 di denari, 9 di bastoni, 8 di denari. Qualcosa è stata persa, qualcosa è stata terminata, non so se è fisica. Il ragazzo di bastoni sotto il mazzo, non so se è stata veramente una morte, che un lutto può essere a qualcuno di voi che è successo, però può essere anche, se non è stato un lutto, può essere anche una cosa che è finita del tutto. E ti vedo abbastanza focusata sul lavoro. Determinata sul lavoro, oppure stai un po' esagerando, puoi essere sincera, stai esagerando perché come che ti distrae, no? Ti distrae può essere anche dal dolore. Se non la prendi in considerazione, gemelli, e non vai a guarire quello che dovresti guarire, cosa è successo nel passato, te la porterai per lungo tempo così. Anche se sono piccoli gesti a cominciare a guarire, no? 4 di bastoni, la luna e il 2 di bastoni. L'imperatore. Sì, mi parli proprio, voglio stare lontano da casa. Mi fa bene lavorare, e quello tutti fa bene, gemelli, perdon, Ariete, perché ho visto l'imperatore. Fa tutti bene, ma è come che mi esprimi? E sto quasi scappando da casa. Quello non va bene. Non va bene perché devi scappare da casa? Perché stai bene solo quando sei un out fuori casa, no? Come che non vedi l'ora che è lunedì per andare a lavorare, per esempio. Non vedi l'ora che a quella sveglia alle 6, alle 7 di mattina ti sveglia per andare a lavorare, una cosa così. Stai un po' scappando, per essere sincera, gemelli. Non so, vediamo. Dammi la morte per il passato. Asso di coppe, 9 di denari e 5 di bastoni. Dammi il 3 di denari. Cavaliere di bastoni, 7 di denari e il 9 di spade. 9 di bastoni, asso di bastoni. L'appeso e la giustizia. Ok, boh, ti contraddisci un po' qua, gemelli. No, non so neanche se sei tu questa, o la situazione si contraddice, gemelli, per carità. Ma è la tua lettura, devo puntartela a te, gemelli, però voi sapete come lavoro, devo puntartela a te, se sei tu. Può essere anche diversa, certo, le energie possono essere riversate, per carità. Nel passato, se sei tu, gemelli, hai tipo, in ogni fine c'era un nuovo inizio. Tipo, ok, io ti lascio, ci lasciamo per un giorno e poi ricominciamo. Era pesante. Non la vedo come un lutto, io la vedo più come una trasformazione. C'era sempre, ma anche sempre una fine, un inizio, una fine, un inizio. La vedo sempre ed era pesante perché era sempre, costantemente, no? O anche con una situazione, gemelli. Il problema è che non è cambiato più niente, non è cambiato niente da allora. Sì, può essere che stai, boh, come che mi dici, ok, il tempo può essere, darà un giorno, darà, boh, sarà di nuovo tranquilla, calma, o tutto si riaggiusterà. Io non la vedo così. Gemini, non la vedo così, perché è come che quasi,
ti stai un po' forzando a farla adeguare alla tua vita. Però allora perché mi dici che ogni volta non vedo l'ora di uscire di casa? Ci prenderai poi, dovrai guardarla, gemelli, per quello che è. Non ti posso dire che non puoi guardarla, devi guardarla. E capire perché non vedi l'ora di uscirtene di casa o perché non vedi l'ora di startene da sola o da solo. E perché è pesante, non puoi stare più in questa frequenza perché devi cominciare a essere un po' conscia o consciamente di quello che ti sta succedendo, di vederla per quello che è, no? Di interagire con verità, interagire di vederla per quella che è. Dammi un consiglio, mi sa che la scorsa settimana ho avuto una cosa simile per te, se non sbaglio eri tu. La luna, la papessa e il cavaliere di spade, il re, no, il re, perdono, il ragazzo di coppe sotto il mazzo. Sai perché non la vuoi vedere? Perché lo sai, se la vedresti per quello che è, dovresti interagire subito. In questo momento non vuoi. Non te la senti, non è che non vuoi, non te la senti di interagire. Perché se la vedresti per quello che è, gemelli, lo sai benissimo che dovresti interagire subito. Adesso però non ti va o non puoi. Una dei due, o non ti va o non ti può, o non puoi. Lo saprai solo tu. Gemelli, grazie mille, un like se ti è piaciuto. Noi ci vediamo molto presto con la mia lettura. Un caro saluto da tua Luana. Ciao ciao.